Lettera appello del Collegio Docenti del Liceo Cavalieri di Verbania. L'edificio non ha sufficienti aule per ospitare gli iscritti. Taglio del nastro per la nuova scuola Fogazzaro a Feriolo. Dopo 2 anni e mezzo gli studenti tornano nell'edificio riqualificato. Medie Giovanni XXIII di Arona, bonificata dall'amianto, posata la nuova pavimentazione. Rallenta il progetto di fusione di Omegna con Germanio e poi quello delle Quarne, le elezioni di primavera al motivo. Prosegue a Masera la festa dell'uva, domani pomeriggio la sfilata dei carri, in serata i fuochi d'artificio. Ripartono i campionati di calcio, eccellenza, promozione, prima categoria, alle 19.30 di domenica, al via una nuova stagione di Sportivamente nella sua veste classica. Ben ritrovati con l'informazione di Vicio Notizie. Allora, in apertura ci occupiamo di scuola, siamo alla vigilia di un nuovo anno scolastico. Innanzitutto permetteteci gli auguri di un buon anno scolastico a tutti gli studenti del VCO, e poi ritornano però i vecchi problemi con l'avvio dell'anno scolastico. Alle 8 suona la campanella per gli studenti, per esempio del liceo Cavalieri di Verbania. Ci sono vecchi problemi, quelli della mancanza degli spazi, tant'è che lunedì mattina la dirigenza della scuola insieme al sindaco incontreranno la stampa anche per parlare di questo problema. Facciamo subito il punto della situazione relativamente alle criticità. È un inizio d'anno scolastico amaro per i docenti del liceo Cavalieri di Verbania. Un'amarezza espressa in una lettera firmata dal Collegio Docenti, dove viene espressa unanime e profonda preoccupazione per un ritorno sui banchi che si profila estremamente difficoltoso. È cresciuto il numero degli studenti negli ultimi anni. Si legge che il liceo, a fronte di questo, ha tempestivamente avviato nei confronti degli enti preposti tutte le procedure per ottenere un adeguamento strutturale. Il Collegio Docenti parla di ripetute rassicurazioni, salvo poi apprendere che le soluzioni prospettate restano inapplicate. Tale situazione di incertezza e disagio coinvolgerà a breve gli oltre 900 studenti e le loro famiglie, rimarcano, sollecitando le adeguate risposte e soluzioni ad una situazione che definiscono oggettivamente insostenibile. Il presidente del VCO, Stefano Costa, spiega che per collocare gli alunni in crescita del Cavalieri, la provincia, in accordo con l'ufficio scolastico del Verbano Cusio-Ossola, ha individuato alcuni spazi presso il Franzosini, servono 7 aule. Il dirigente scolastico, tuttavia, riferisce Costa, ha ritenuto di valutare l'eventuale spostamento nel corso delle vacanze di Natale. Sempre sullo stesso istituto, con il contributo del comune di Verbania, sono stati eseguiti i lavori nel seminterrato con lo scopo di ricavare più classi ai piani superiori. Scarsità di aule anche per il Dalla Chiesa di Omegna. In questo caso, con l'aiuto del comune, è stato chiesto un appoggio presso VCO Formazione. E sempre in tema di edilizia scolastica e sicurezza, il comune di Verbania ha effettuato lavori per 240.000 euro durante la pausa estiva sulle medie Ranzoni e Cadorna, sulle materne Rossi Assuna e su quelle di Biganzolo e Unchio, sulla scuola elementare di Torchiedo e negli asili nido. È proseguito il controllo dei vari soffitti delle scuole con un intervento di oltre 60.000 euro. Poi c'è una realtà, quella di Feriolo, che attendeva la sua nuova scuola da 2 anni e mezzo. Molti i problemi incontrati nel corso di questo tempo per la riqualificazione dell'istituto scolastico. Ebbene, questa mattina c'è stata la cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso e lunedì gli studenti entreranno davvero in una nuova scuola. Con un costo complessivo di 1.300.000 euro è stato completato l'intervento della scuola primaria di Feriolo, che è stata inaugurata con anche una preziosa donazione da parte dell'Avis Stresa, che ha donato un defibrillatore. Un nuovo gioiello per Feriolo, per Baveno. Assolutamente sì. E ho solo un grande ringraziamento da fare a tutti, ai nostri uffici tecnici, all'assessore Melfi, all'istruzione, che è stata presente in tutto questo periodo, al progettista architetto Ripamonti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima scuola. Una lunga gestazione per una scuola 4.0. Lunghissima gestazione con tantissimi imprevisti. Siamo partiti inizialmente con l'idea di realizzare sul un plesso scolastico che credevamo assolutamente perfetto da un punto di vista strutturale nell'arco di 6 mesi. Ci siamo ritrovati con una situazione impensabile, la scuola aveva problemi strutturali serissimi, gravissimi peraltro, costruita senza il minimo criterio. Quindi abbiamo dovuto fare una variante in corso d'opera e da lì ripartire con tutti i rinforzi strutturali. Alla fine ce l'abbiamo fatta con notevole ritardo,
però ce l'abbiamo fatta ed è proprio un orgoglio per noi, anche perché è stata realizzata una scuola all'avanguardia, senz'altro in Piemonte, ma penso che anche a livello nazionale. È una scuola che si autoalimenta, è sostenibile a livello energetico, energia quasi zero, è una scuola che è stata curata nei minimi particolari. L'anno scolastico non poteva partire meglio. È stato veramente un lavoro di sinergia fra tutte le componenti della comunità scolastica, ovvero l'ente locale di riferimento, in questo caso il comune di Baveno, gli operatori della scuola. Noi siamo stati coinvolti costantemente dall'ente locale per quello che poteva essere ovviamente la nostra preziosa disponibilità anche a proporre il tipo di arredi e così via. E si è lavorato anche all'interno delle scuole medie Giovanni XXIII ad Arona, si è intervenuti sulla pavimentazione dopo i lavori dello scorso anno. Nella prossima estate, nel 2019, partirà un terzo lotto e proprio in quella scuola si sta anche riqualificando l'area dell'ex piscina. La prima, la più importante che l'amministrazione comunale ha già provato è quella di trasformare la vecchia piscina, ormai potete vedere, in disuso, in un salone polivalente. Sì, assolutamente, è dal 1998 che in questo stato pietoso, quindi per noi è un grosso orgoglio perché questa vecchia piscina in disuso tornerà a funzionare non come piscina ma come sala polivalente, verrà completamente ristrutturata, sarà un immobile a impatto zero e sarà possibile utilizzarlo parte per la scuola e parte come comune, quindi faremo una convenzione in cui la scuola lo utilizzerà negli orari scolastici, noi lo utilizzeremo invece a favore ovviamente delle associazioni, ma anche del centro incontro anziani, come sala da ballo, cioè ci sarà la possibilità veramente di utilizzarla in vari modi. Il secondo lavoro per quanto riguarda la Giovanni XXIII è stato il rifacimento di tutti i pavimenti, quelli precedenti in linoleum avevano scaglie di amianto all'interno, ma anche i doppi vetri. Sì, assolutamente, qui noi abbiamo rifatto tutta la pavimentazione, abbiamo riverniciato tutto e in questi 8 anni praticamente questa scuola è tornata nuova di zecca. E chiudiamo questa pagina con la fotografia del mondo scolastico provinciale. Manca pochissimo all'inizio delle lezioni, la campanella suonerà lunedì 10 settembre, ma non per tutti. Tra i 20 e i 25 i posti vacanti tra i docenti, grosse difficoltà anche per quanto riguarda il personale ATA. Le ultime nomine dovrebbero avvenire nell'imminente, proprio il 10 potrebbe esserci una prima indicazione. Non c'è ancora una data invece per quanto riguarda il personale ATA. La CISL di Verbania con Antonella Cabassa analizza così la situazione. Il ministro dell'istruzione Bussetti aveva promesso che tutti sarebbero entrati in ruolo con l'inizio delle scuole, ma questo non è stato possibile. Il nostro interesse è quello di dare la piena disponibilità a tutti i dirigenti scolastici per fare in modo che la situazione si risolva il prima possibile. Nel nostro territorio intanto questi i numeri, 2.227 alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, 6.037 alla scuola primaria, 3.970 alle scuole medie e 7.294 alle scuole superiori. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno mancano ancora alcune nomine. Partendo dalla scuola dell'infanzia per ora sono stati nominati 56 insegnanti, 147 per la scuola primaria, 130 alle scuole medie, 183 alle scuole superiori. Il resto dei docenti nominati ammonta invece complessivamente al numero di 228 per le scuole elementari, 421 per le scuole medie, 693 per le scuole superiori. Si allontana, almeno per il momento, il progetto che vuole la fusione di alcuni comuni del Cusio. Il motivo è presto detto, le elezioni di primavera. Sentiamo. Fusioni di comuni nel Cusio. Le piste si raffreddano sia per Omegna Germagno che per Quarna Sotto, Quarna Sopra. Dopo un inverno e una primavera fatti di parole e di idee, le operazioni si sono un po' arrestate negli ultimi mesi, anche perché le amministrazioni comunali di Germagno e di Quarna Sopra scadranno il prossimo maggio. Partendo dalla situazione di Omegna e Germagno, è in programma per la fine del mese di settembre un incontro tra le parti, che era stato precedentemente fissato per gli ultimi giorni di luglio.
Omegna prenderà parte alla riunione con il sindaco Paolo Marchioni, con la sua giunta e con i capigruppo del Consiglio Comunale. Avevo sottolineato in primavera la necessità di dover accelerare, poiché altrimenti non se ne sarebbe fatto nulla, afferma il primo cittadino di Omegna. Le tempistiche si sono allungate e sono un po' più scettico sulla possibilità di una fusione per incorporazione con Germagno. Nell'incontro con il comune della Vallestrona, comunque, esporrò una volta di più gli indubbi vantaggi che avremmo sia noi che loro. Un po' più avanti appare l'iter inerente alla fusione tra le due Quarne. Un'apposita commissione, presieduta dal sindaco di Quarnasotto Paolo Gromme, sta lavorando per redigere una bozza di idee da seguire per sviluppare il comune di Quarna riunito. L'obiettivo è produrre un documento non banale nel giro di qualche settimana, al fine di porre delle linee guida propedeutiche per la fusione, dice Gromme. Siamo un po' lunghi con i tempi, precisa Carlo Quaretta, primo cittadino di Quarnasopra. A maggio finirà la mia legislatura e non mi ricandiderò. Speriamo che il lavoro portato avanti in questi mesi possa risultare utile per i miei successori. Ora invece ritorniamo sul tema del referendum del 21 ottobre, quello pro Lombardia. Sentiamo. Costi referendum, la provincia fa retromarcia sul fondo di riserva e le risorse necessarie saranno impegnate sul bilancio 2019, dove c'è un certo margine, spiega il presidente del VCO Stefano Costa. Utilizzare il fondo di riserva e su più anni mi mette in imbarazzo, ha dichiarato oggi Costa nel corso del Consiglio provinciale. Lo stesso ha ribadito come altri capitoli siano intoccabili, come quelli relativi all'edilizia scolastica o allo sgombero neve. 350.000 euro circa, massimo 400.000, il costo stimato per la consultazione del 21 ottobre prossimo, visto che non è possibile prevedere una versione low cost dell'appuntamento alle urne, dalla provincia partirà prossimamente una comunicazione a tutti i comuni con indicazione del tetto massimo di rimborso possibile e disponibile. Il parametro in base al quale sono state stimate le spese è l'ultima elezione diretta nel VCO. 1.000 euro circa il costo per la costituzione di ogni seggio, nel Verbano Cusiossola sono 225, somma alla quale andranno aggiunte le altre spese. Ricordiamo che l'ente del Tecnoparco non ha avuto ancora risposta ufficiale dalla prefettura rispetto a chi dovrà coprire le spese per la chiamata alle urne, anche se diversi esperti da noi consultati hanno sottolineato che non ci sono dubbi, la delibera per il referendum è provinciale, nessun consiglio comunale si è espresso e quindi l'ente presieduto da Costa a dover pagare. A Omegna invece il PD interroga l'amministrazione Marchioni per capire quale sarà il futuro dell'ex scuola di Crusinallo, per intendersi l'ex centro migranti. Quale futuro per l'ex scuola elementare di Crusinallo? Una domanda che è stata posta con una certa insistenza dal PD di Omegna, che recentemente ha presentato un'interpellanza. È stato fatto un grave errore strategico. Si è deciso, le parole del capogruppo Alessandro Rondinelli, di chiudere il centro che ospitava i migranti e che comunque garantiva un'entrata economica all'amministrazione. Ma per l'edificio, che già è in stato di abbandono con manutenzione assente negli ultimi mesi, non c'è una prospettiva di utilizzo, se non semplici speranze. Il rischio concreto è che si arrivi ad avere un altro San Giuseppe, sempre a Crusinallo, edificio che è fatiscente da tempo immemorabile, con idee e progetti che nel corso di questi anni sono sempre naufragati quando era il momento di chiudere i conti e mettere i soldi, conclude Rondinelli. Le ex scuole elementari di Crusinallo sono state messe in vendita dal comune già da qualche mese e secondo alcune indiscrezioni alcune manifestazioni di interesse da parte di privati ci sarebbero state. Non posso rilasciare dichiarazioni, le parole di Sabrina Proserpio, l'assessore che si sta occupando di questa partita, ma il suo silenzio in un certo senso vale quasi come un'ammissione che in realtà manifestazioni di interesse ce ne sono state. Ed ora parliamo degli eventi che caratterizzano il territorio in questi giorni, a cominciare da Teatro sull'Acqua e la Festival in Corso, sino a domani ad Arona. La direttrice artistica, avvicinata in questi giorni della manifestazione, si dice entusiasta della risposta che la città ha avuto all'evento. E vi ricordo che l'evento andrà ancora in scena nella giornata di domenica, ma il fine del festival è in programma per il weekend del 22 e 23 di settembre. Il 23 settembre infatti ad Arona arriverà Gino Strada. La cosa che a me fa più piacere è che la città intera viene coinvolta, cioè abbiamo il doppio dei volontari ragazzi che partecipano all'evento,
doppio dell'anno scorso, quindi è una buona... E tutta la città, cominciando dal primo cittadino, dal sindaco, devo dire, sono tutti quanti molto partecipi e questa è una cosa bellissima. Il Teatro sull'Acqua è un programma veramente nuovo, sempre nel caratteristico porto antico di Arona. Sì, credo che un palcoscenico come una, l'acqua, le distese d'acqua di un lago sia una cosa straordinaria, perché l'acqua si muove, cambia colore, è un palcoscenico vivo. E noi lavoriamo su questo palcoscenico, credo. È difficile perché tutto diventa complicato con le luci, con le barche, però devo dire che è bellissima, è una grande anche stimolo proprio per la creatività, il palcoscenico d'acqua. Palcoscenico di Dacia Marini invece va da Palermo ad Arona. Beh, quest'anno abbiamo festeggiato Rossini perché è il 150esimo. E quindi c'è questo spettacolo, che questa è la produzione proprio qui di Arona, che secondo me è venuto molto bene, scritto da Maurizio Di Giovanni. Ora invece andiamo in Ossola, perché anche ieri sera la festa dell'uva di Masera ha incassato un'altra grande serata di successo, il tutto in attesa di quella che è la giornata clou della manifestazione, la domenica con la sfilata dei carri e poi fuochi artificiali. In attesa della tradizionale sfilata di domenica, la festa dell'uva di Masera incassa un'altra serata di grande successo. Venerdì sera in molti hanno affollato i padiglioni della festa. Cucina, musica, divertimento, i must della manifestazione, giunta alla 93esima edizione. Come tradizione vuole, è stata la polenta di Beura la protagonista della cucina di venerdì sera. Un classico della festa maserese che ogni anno riscuote sempre un grande successo. Diversi polentatti impegnati nella prima serata per la preparazione del piatto. Una festa ideata comunque per soddisfare tutti i palati, dai grandi ai piccini, con un'area griglia, patatine e self-service. Immancabile una sosta al banco di beneficenza. E se la cucina non è la vostra meta, c'è tempo per una visita agli stand della fiera, allestita lungo il perimetro degli impianti sportivi. Ma è senza dubbio l'area dedicata alla musica la più gettonata. Domani l'appuntamento è come sempre con lo spettacolo pirotecnico. Con l'arrivo dell'oscurità, tutti con il naso all'insù per godersi lo spettacolo. Intanto cresce l'attesa fra i rioni del paese per la sfilata della domenica, anche se la vera sfida si giocherà lunedì sera con l'annuale palio. Ed ora siamo allo sport, in apertura il calcio, ripartono proprio in questo fine settimana i campionati di eccellenza, di promozione e prima categoria. E domenica alle 19.30 sportivamente riprenderà anche la sua veste classica, mentre ieri sera in piazza a Borgo Manero c'è stata la presentazione ufficiale della squadra di Alessandro Ferrero. Al microfono di Maurizio Ferlaino, il tecnico e il vicepresidente Giovagnoli, con il quale abbiamo parlato del nuovo rapporto che lega Accademia Borgo Manero 1961 al Milan. Sentiamo. Speriamo di partire col piede giusto anche in campionato, magari con lo stesso risultato di domenica e magari con una prestazione un pochettino più elevata a livello qualitativo. Ecco, cosa ne pensi tu della necessità di questo legame che si deve andare a consolidare fra la squadra e la città di Borgo Manero? Credo che tu dalla panchina ne hai bisogno di un sostegno ancora più forte per trovare lo slancio giusto. Ma credo io dalla panchina ai giocatori dal campo, insomma, credo che l'unico modo sia quello di cercare di giocare un buon calcio, che magari la gente si possa divertire, e chiaramente poi sono i risultati che richiamano la gente, insomma. Una bellissima serata rosso-blu che andrà a sancire soprattutto un legame importante, quello con una società professionistica di primissimo livello, ovvero il Milan. Di che cosa si tratta questo legame e quali sono i contenuti? Allora, innanzitutto è il secondo legame, permettetemi, perché l'anno scorso è nato il primo legame, che è quello tra le due società della città di Borgo Manero, che erano l'Accademia di Borgo Manero, e si sono riunificate in un'unica società. Questo ha consentito questa sera di avere questo meraviglioso numero di persone e questa bella festa. Ed è una cosa che a me riempie di orgoglio, perché è sempre stato un mio sogno. Quest'anno, per non farci mancare nulla,
la società con impegno non solo da quest'anno ma da molto tempo è riuscita a concludere un accordo che a mio avviso è importantissimo, perché siamo diventati ufficialmente Centro Tecnico Milan, quindi una qualifica di prestigio che va a dare merito ad un lavoro di anni sul settore giovanile che ha portato i frutti prima di squadre importanti, praticamente sempre ai gironi finali regionali, e ora appunto con questo suggello definitivo che è questo cosa che ci riempie di orgoglio, che è appunto la qualifica di Centro Tecnico Milan. Ora le bocce, domani mattina il bocciodromo di Possaccio ospita la finale dei campionati italiani juniores di RAF al via venerdì su molti campi della provincia. Inaugurati venerdì i campionati italiani juniores di Raffa. Affollatissima la cerimonia d'apertura alla quale hanno fatto da apripista i campioni italiani del passato, Luigino Ralossi, Pier Giorgio Trisconi, i fratelli Gianfranco e Sergio Bordini, guidati dall'ex pluricampione europeo e del mondo Antonio Riva. Sono stati poi presentati gli atleti del tiro di precisione che sono andati in pista sui quattro campi del bocciodromo di Possaccio. Al termine di una estenuante sarabanda, sospesa soltanto per poco all'ora di cena, sono diventati campioni d'Italia per l'Under 18 Nicola Smereu di Cagliari e Francesca Dragani di Milano, per l'Under 15 Lorenzo Porcellati di Milano e Giorgia Trudo pure di Cagliari. Per tutta la giornata di sabato si è poi passati al clou delle manifestazioni tricolore, con le gare di raffa individuale e di coppia. Al mattino sono stati impegnati ben 11 campi coperti della provincia, partendo da Pieve Verconde, passando per i campi del Cusio fino a quelli del Verbano. Nel pomeriggio si sono giocati i quarti e le semifinali, tutti a Possaccio. Domenica mattina dalle ore 9, presente tra le autorità anche il presidente della FIB Marco Giugno De Santis, ci saranno le finali di tutte le categorie. A seguire le premiazioni. Una parte di queste finali sarà trasmessa in diretta streaming sul sito nazionale della FIB con il commento tecnico del direttore sportivo della Nazionale Juniores Maurizio Mussini, tra l'altro tuttora indiscusso campione tra i migliori 16 giocatori italiani. E a proposito, come curiosità, questa particolare classifica del 2017-2018 vede al comando Giuliano Di Nicola, seguito da Formicone, Savoretti, Nanni, Cappellacci, Brutti, Viscusi, Paleari. Undicesimo Cristian Andreani dell'Alto Verbano, seguito appunto da Mussini, poi Marco Luraghi, Zovadelli e Giuseppe D'Alterio. In chiusura la corsa in montagna prenderà il via alle 7.40 di domenica mattina l'edizione 2018 della Veja Sky Race, che ha vissuto il suo prologo con la Vertica nella giornata di venerdì. Il prologo è stato quanto mai combattuto e spettacolare. Si è aperta infatti ieri la tre giorni della Veja Sky Race, che vedrà il suo culmine con le due gare più importanti domani, una lunga da 31 km con il palio e il titolo italiano di combinata Xena Outdoor ed una più breve da 14,5. Il Vertical Terme di Bognanco Trofeo Mario Ceschi non ha tradito le attese. Su un percorso tecnico e selettivo il successo in campo maschile è andato al valdostano Nadir Magué del team La Sportiva. Il fortissimo atleta partiva con i favori del pronostico e non ha tradito quelli che erano le aspettative nei suoi confronti, terminando la sua fatica con il crono di 38,29. Secondo posto per il nazionale svizzero di ski alpe Werner Marti in 40,19. Terzo un altro rosso crociato specialista delle corse di sola salita, il campione del mondo under 23 in carica Roberto De Lorenzi, tesserato con il team Vibram, per lui crono di 40,37. Ai piedi del podio il tedesco Stefan Knopp del team Salomon, quinto il keniano Kighia del team Valetudo Serim, sesto Paolo Bonamomi dei Falchi di Lecco, settimo lo spagnolo Jordi Sanchez della selezione catalana, ottavo Fabio Montanari, nono un altro spagnolo della selezione catalana, De Segredo López Fernando. A chiudere la top 10 Stefano Radaelli del team Falchi di Lecco. Tra le donne, dominio sin dalle prime battute della ruandese del team Valetudo Serim Nihiora Primitive, che ha staccato il crono, nuovo record della gara, di 47 minuti e 10 secondi. Seconda la fortissima triatleta tesserata atletica Sandro Calvesi, Charlotte Bonen. Terza la campionessa rumena del team Valetudo Serim Denisa Dragomir. Quarta Cecilia Pedroni del team Valetudo. Ha chiuso la top 5 la spagnola della selezione catalana Maria Brune Beringues.
Il trofeo Mario Ceschi è stato vinto dal team Falchi di Lecco con i tempi di Bonamomi e Radaelli, rispettivamente sesto e decimo nella generale. Siamo soddisfatti di questa prima giornata di gare. Scorrendo la classifica si può vedere il livello della competizione che abbiamo raggiunto, con tanti top runners presenti a regalare spettacolo. L'impegno di lavoro svolto in questi anni dal nostro team sta portando i risultati che ci eravamo prefissati. Questo ci sprona a continuare con determinazione su questa strada, il commento del vicepresidente del team La Veia, Alessandro Bragoni. Io mi fermo qui, per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Buon proseguimento con i programmi della rete.